Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Animal Crossing New Horizons per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio ho dato una mano ad Agostina a costruire il suo negozio. Poi con Tom Nook abbiamo costruito anche un campeggio per tutti coloro che vogliono visitare la nostra isola e abbiamo beccato una persona che era interessata a trasferirsi qui a Hope. Quindi praticamente, sempre insieme a Tom Nook, gli abbiamo costruito una casa. Oggi ragazzi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo. Come potete vedere ho modificato un po' l'isola spostando le case, insomma dando una bella ripulita e sistemando varie cose. Attenzione che probabilmente un altro animaletto è venuto a farci visita. Nel frattempo però facciamo una bella cosa, guardate qua. Un sacchetto da 1000 stelline. Noi cosa facciamo? Lo mettiamo nello zaino. Lo mettiamo nel portafoglio. Dal portafoglio estraiamo 10.000 stelline e le seppelliamo. Così apparirà un albero con 30.000 stelline che noi recupereremo molto volentieri. Andiamo a parlare con questo tipo o questa tipa. Salve, sono Beatrice, disegnatrice di moda. Non so se hai già sentito parlare di me. Sa, ho deciso da poco di mettermi in proprio, per questo potrei anche essere definita una designer in erba. Sto viaggiando in tanti posti diversi per conoscere e prendere ispirazione da tanti stili differenti. Infatti mi chiedevo se potesse fare una cortesia e aiutarmi a esercitarmi un pochino. In pratica, io le darò un tema relativo alla moda e lei indosserà un completo adatto. In pratica dovrà sfilare per me. Ma non si preoccupi, le darò un regalino per il disturbo. Va bene, non so niente di moda, però perché no? Anche perché in questo momento sono vestito da astronauta. Stupendo, la ringrazio molto. Allora, iniziamo. Mi piacerebbe che mi mostrasse un completo da sport. Provi dei vestiti che garantiscano libertà di movimento oppure qualche capo che indosserebbe un atleta. Le darò un capo da sport così può farsi un'idea dello stile di cui sono in cerca. Grazie. È una maglia da jogging. Deve tenere questo capo a portata di zampa quando crea un completo da sport. Se non si sente sicuro della scelta, basta indossare qualcosa che si abbini bene. Se riesce a coordinare tutto dalla testa alle zampe, come si dice nel gergo della moda, sarebbe in. Aspetterò qui, quindi torni pure quando le fa più comodo. Va bene. Allora, torniamo un attimo a casa. Poi devo andare a parlare con Tom Nook. Ah, prima di rientrare nella mia abitazione, visto che ieri ho praticamente aperto l'isola ai fan, mi raccomando, drizzate le antenne perché penso proprio che riaprirò prossimamente l'isola ai fan. Volevo mostrarvi i regalini che mi hanno inviato. Mamma me ne ha mandati una miriade. Però direi di dedicarci prima ai regalini degli iscritti. Guardate, facciamo una cosetta perché voglio liberarmi di tutte queste piante che ho nello zaino. Tanto sull'isola ce ne sono già parecchie. Eventualmente le posso sempre spostare. Faccio che piantarle e abbatterle con l'ascia. Così recuperiamo anche un po' di legna. Ok ragazzi, come potete vedere ho fatto un po' di spazio nello zaino. Andiamo a vedere che cosa mi hanno inviato. Seb mi ha mandato due regali. Questo ti servirà a mangiarmi meglio, verrò più saporito, per te questo e altro, oltre ai miei regali sul tuo Discord, ovvero le mie fantastiche meme. Sì, perché oggi è venuto a visitare la mia isola vestito da sandwich. Vediamo che cosa mi ha inviato, va. Eccolo qua. Affumicatore. Fantastico, lo posso mettere poi in cucina. E invece come secondo regalo un altro oggetto da aggiungere ai tuoi strumenti. Ah, e ricorda, se hai fame passa da me. Ok, recuperiamo anche questo regalo. Vediamo un attimo di che cosa si tratta. Sax contralto. Ci sta perché in salotto
Ho piazzato vari strumenti musicali, quindi lo posso aggiungere agli altri strumenti musicali. Vediamo cosa mi ha inviato Kami. Questo è per te, spero ti piaccia. PS, spero di riuscire domani a giocare con te anche a Splatoon. Il mio profilo è quello col nome Giappo. Va bene, grazie Kami. Per chi non lo sapesse, ogni settimana io, ragazzi, sono online su Splatoon 2. Gli orari li trovate ogni lunedì nel video Infotime. Allora, mi ha inviato una borsa impermeabile che indosso immediatamente. Oh, guardate che bellina. Ok, ragazzi, eccoci qua nella mia camera da letto. Allora, dobbiamo indossare degli abiti sportivi. Non ho visto cosa mi ha dato lei. Forse la maglia da jogging, forse. Mi sa di sì. Pantaloni, qualcosa di sportivo. Beh, ho le scarpe da basket. Cappello. Cos'è che ho come cappello? Dove caspita? Ah, eccoli qua i cappelli. Cappello Nuke. Non so quanto sportivo sia. Cappello di jeans. No, meglio il cappello di jeans. Mi mancano i pantaloni. Ok, questi 4 vestiti, 5 direi che possono andare. Vado un attimo soltanto da Agostina per i pantaloni. Ok, eccoci qua. Ciao Agostina. Qui trovi articoli della moda realizzati da abili zampette. Allora, vediamo se hai qualcosa di interessante da propormi. Oh, hai bisogno del camerino di prova? Prego. Dai, proviamo a utilizzare il camerino. Devo trovare dei pantaloni sportivi. Pantalone con catena. Pantalone al polpaccio. Anche in testa non è che abbia chissà che cosa di sportivo, eh. Proviamo i pantaloni con catena. Neri direi che vanno benissimo, perché si intonano sia con le scarpe sia col cappello. Perfetto. Allora, vediamo se alla tipa di prima questo abbigliamento può andare bene. Ciao Agostina, alla prossima. Ok, eccoci qua. Ehi là. Ciao Beatrice. Ho notato che si è cambiato. Posso dare un'occhiata al completo che ha scelto? Certo. Oh, stupendo. Allora darò un'occhiata. Capisco. Che meraviglia. È esattamente ciò che intendevo. L'abbinamento dei capi riflette alla perfezione il concetto di completo da sport. Ho così tante cose da imparare dal suo senso estetico. La ringrazio. Vorrei darle qualcosa per dimostrarle che apprezzo il suo aiuto. Ha sentito parlare dei coupon della sartoria? Può portare i coupon alla sartoria e scambiarli con articoli che costano 3.000 stelline o meno. Purtroppo non potrà usarli nel negozio di Mirko e Marco, ma lo usi pure per comprare qualcosa di bello. Le manderò il mio regalo per posta. Controlli la cassetta, mi raccomando. La prego, prenda anche questo. È un pensierino che ho creato per lei con le mie stesse zampe. Che ci vuole dare? Dei pantaloni? È un paio di calzoncini bice. Vede? Spero che sia di suo gradimento, è una mia creazione. Il mio è un marchio nuovo, quindi non ancora famoso, si chiama Bice. Era il mio soprannome prima che diventassi una designer indipendente. Ma adesso uso il mio vero nome, Beatrice, mentre Bice è diventato un marchio. Spero di non averle confuso le idee con questa spiegazione. Bene, spero di incontrarla nuovamente al più presto. La ringrazio dell'aiuto. Ciao Beatrice, grazie mille. L'avete beccata anche voi, ragazzi, Beatrice, sulla vostra isola? Perché sinceramente è la prima volta che le incontro. Ah, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Sabato 11 aprile si terrà un torneo di pesca sulla mia isola, probabilmente anche sulle vostre. Pare che ci saranno dei premi per chi si aggiudica più prede. Partecipate tutti. Questa è una cosa molto interessante. Ciao Blatero. Allora, buonasera Joe. Sono venuto a donarti altra roba. Guarda, te lo dico immediatamente. Allora, per quanto riguarda gli animali, volevo donarti un ippocampo e
una urania del Madagascar. Dimmi se ti piacciono. Perfetto. Il museo non ce li aveva ancora. E facciamogli esaminare dei fossili. Sì, tranquillo. Mi sono sbagliato semplicemente a cliccare. Allora, fai che esaminare questi fossili. Adesso col nuovo aggiornamento hanno fatto in modo di bilanciare fossili e uova, perché qualcuno di voi mi ha segnalato che ultimamente sottoterra trovava sempre solo uova. Ne avevamo di fossili stavolta, eh? Dai, dimmi che c'è qualcosa che il museo non possiede. Perfetto, meno male. Adesso un fossile su 10. Assolutamente sì. Ti consegno tutto quanto. Il resto lo vendo perché mi servono delle stelline. Ne ho spese un sacco per spostare gli edifici. Allora, guarda, te lo dico subito. Vabbè, dai, non è andata male. Su 5, 7, 8 fossili, la metà. Punta di coda di Diplodoco, orma dinosauro, cranio di mammut e ala sinistra teranodonte. Tieni tutto. Perfetto, guardate com'è contento. No, a posto così, perché adesso devo andare un attimo a parlare con Tom Nook. Voglio procedere perché non vedo l'ora di organizzare un concerto qui sull'isola con KK. Tom, sono venuto a trovarti. Ciao, vieni un po' qua, va. Dimmi che altro dobbiamo fare per poter attirare KK sulla nostra isola. Allora, cosa dovrei fare? Sì, sì, ti spiegherò l'ultimo compito importante per il progetto K. Dunque, abbiamo iniziato a raccogliere pareri della gente sull'isola. Il nostro obiettivo ora dovrebbe essere migliorare l'immagine dell'isola e diffondere il passaparola, cosa molto importante. Ho chiesto aiuto a Fuffi per la raccolta dei pareri, quindi parla con lei per saperne di più. Credo che Fuffi abbia anche degli ottimi consigli su come migliorare l'immagine dell'isola. In breve dobbiamo aumentare la popolazione e migliorare il paesaggio e trasformare Hope nell'isola più affascinante che ci sia. Le infrastrutture sono importanti, ma piantiamo anche fiori e usiamo le decorazioni per abbellire l'isola. Beh, allora grazie dell'aiuto, ok? Quindi dobbiamo parlare con Fuffi. Fuffi, a rapporto. Ciao Joe. Come ha detto il signor Tom Nook, guido una commissione d'inchiesta sull'immagine della nostra isola. Beh, ne sono l'unica componente, ma ho sempre desiderato guidare una commissione tutta mia. Ora non ti annoierò con i dettagli, ma se vuoi sapere qualcosa sulla valutazione dell'isola, sono qui. Allora, dunque. Valutazione dell'isola. È fuffissimo! Non vedi l'ora di sentirmi parlare dell'immagine della nostra isola? Ho ragione? Allora, ti spiegherò come la commissione guidata, formata da me, raccoglie e analizza i dati. Per prima cosa viene condotto un sondaggio casuale tra gli abitanti dell'isola. Loro assegnano delle valutazioni da 1 a 5 stelle. L'isola riceve più stelle quanto più è ottimale l'equilibrio tra bellezze naturali, sviluppo e decorazioni. Ciò vuol dire che ci servono più abitanti ed edifici. Oltre a infrastrutture adeguate e un paesaggio ben curato. Facile, no? Però se davvero riuscissimo a realizzare tale equilibrio, la nostra valutazione si impennerebbe. Una stella? Ok. Allora, vediamo cosa dicono. Mi piacciono le isole deserte. O quasi. Spero che resti un posto privo di sorprese come piace a me. Testuali parole. Sembra che tutte le valutazioni che abbiamo provengano dallo stesso intervistato. È bello sapere che apprezzi i nostri sforzi. Ok, ci serve anche il passaparola degli altri abitanti. Se vogliamo incrementare il numero di abitanti, prima di tutto dobbiamo preparare del terreno da vendere. Quando avremo tutto pronto, potremo accettare nuovi residenti. Ti suggerisco di andare a visitare il signor Tom Nook e parlare con lui delle infrastrutture dell'isola. Praticamente mi sta rimandando da
Tom Nook. Mi fanno fare avanti e indietro tipo un episodio di Asterix e Obelix, dove per ottenere un certificato hanno dovuto visitare non so quanti sportelli. È proprio all'italiana. Vabbè, se vuoi un documento devi andare da A a B, da B a A, da A a B, eccetera eccetera. Allora, non so cosa... Ah sì, dobbiamo comprare... Perfetto, dobbiamo comprare del terreno, è vero. Vendiamo un terreno. Allora, preparerai il terreno per costruirci una casa? Magnifico. Ti costerà 10.000 stelline, perfetto, ce le ho già. Ma se qualcuno verrà a viverci, otterrai miglia per il tuo duro lavoro. Sei d'accordo? Sì, avrei preferito che mi dessi altre stelline, però non miglia. Sì, sì, te li do i soldi, tranquillo. Vuole sempre subito i soldi. Allora, ci ha dato un kit abitativo. No, a posto così, Tom. Non ho bisogno di altro. Allora, andiamo a selezionare un posto per questa casa. Ok, ragazzi, questa casa ho deciso di piazzarla qua. Vediamo se ci sta. Sì, perfetto. Perfetto. Possiamo piazzarla tranquillamente qua. Ho scelto un posto per una casa da costruire in futuro. Ogni nuovo abitante può essere un amico in più. Perfetto. Allora, torniamo da Tom Nook a comunicargli la notizia. Ciao Tom. Ho scelto il terreno dove costruire la nuova casa. Ah, Joe. Salve, salve. Assolutamente sì. Ok, qui mi parla sempre del progetto Kei. Ci sono diversi argomenti che possiamo trattare, ma a te cosa interessa di specifico? Vendiamo un altro terreno. Ok, quindi posso comprare più terreni per volta. Questa cosa non la sapevo. Le 10.000 stelline le ho. Vado a selezionare un altro lotto. Vediamo se verrà qualcuno ad abitare sull'isola. E sulle infrastrutture sarà interessato a costruire una nuova rampa. Rampa. Vorrei costruire una rampa. Guardate, scelgo quella naturale. Assolutamente sì. A questo punto il passo successivo è scegliere dove piazzarla. Vabbè, ma non ti preoccupare. Sapete perché ho deciso di costruire una rampa? Perché in questo modo potrò raggiungere la casa che ho piazzato sopra la collina più facilmente. Allora, guardate, la rampa potremmo piazzarla qua. Vediamo se può andar bene. Vediamo un attimo. Sì, l'albero sparisce e va bene così. Sì, perfetto. Ok, naturalmente dovremo consegnare le stelline al nostro amico Gironio. Ma 98.000 stelline le ho. Quindi gliele posso portare immediatamente e completare immediatamente la rampa. Adesso dobbiamo andare a trovare un posto dove piazzare l'altro kit abitativo. Qui può andare bene. Riserviamo questo spazio e vediamo un attimo. Ok, sparisce anche quella pianta lì. Sì, va bene. Questa qua davanti la sposterò. Voilà, anzi, è sparita anche quella, fantastico. Ah no, c'è ancora, vabbè, ma comunque la sposterò, non vi preoccupate. Buongiorno, buongiorno. Allora, andiamo subito a vedere se la rampa... Aspettate. Oh, un fossile, guardate che roba. Praticamente proprio davanti a casa.
Allora, dicevo, prima di distrarmi, andiamo subito a vedere se la rampa finalmente è stata costruita. Guardate che bel cielo soleggiato, mi sembra di sì. Perfetto, la rampa è stata costruita. Purtroppo per il momento nessuno ha ancora deciso di trasferirsi sull'isola. Io ho comprato due lotti per 10.000 stelline l'uno. Andiamo a vedere se qualcuno ha deciso di piantare una tenda nel campeggio. No, per il momento non è arrivato nessuno qua nel campeggio. Però guardate quanta roba c'è per terra. Speriamo non siano tutte uova. Allora, ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Animal Crossing qua. Vi mostro soltanto un'ultima cosa che sono riuscito a sbloccare. Se vi ricordate, in un infotime recente vi avevo parlato di come utilizzare gli amiibo di Animal Crossing su questo videogame. Dovete praticamente accedere al punto Nook e ad un certo punto della vostra storia sull'isola vi sbloccheranno questa cosa qua, invita un personaggio amiibo. Cliccandoci sopra dovrete praticamente scansionare un amiibo di Animal Crossing. Al momento purtroppo non ne possiedo neanche uno, vedo se riesco a recuperarne magari qualcuno o proprio l'amiibo oppure le tessere per mostrarvi questa funzione in azione. Va bene ragazzi, sono tornato nella piazza centrale di Hope. Dicevo, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Animal Crossing qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Animal Crossing New Horizons. Alla prossima ragazzi!